Cari amici ascoltatori, ben ritrovati al nostro bancone, il bancone del BH Pub qui in Via Maddalena 60 a Campo Forbito, la regione al bancone, edizione speciale quella di oggi, perché il personaggio, l'ospite che abbiamo, la vedete, non è un personaggio politico ma è un personaggio sportivo, o se anche politica, no, dai, la politica proprio non è nella tua DNA. Perché? Perché per fare quello che fa appunto la nostra ospite Lana Cleland bisogna avere la concentrazione necessaria per andare sul campo, perché gioca a calcio. Sì. E questa è la nostra ospite, gioca con l'Unione UPCT, Unione Polisportiva Comunale Tavagnaco, quindi l'unica esponente del calcio di Serie A in Friuli Venezia Giulia è appunto a Tavagnaco, e Lana è qui da 2 anni e mezzo, 3. Grosso modo, da quanto tempo sei tra di noi? Sei diventata friulana, perché tu sei nata poi a Perth, sei scozzese. Sì. Quanti anni sei qua? Questa è la terza stagione. Terza stagione che tu giochi a calcio. Ma a parte che vedete la differenza del colore, io bevo vino e lei acqua, perché la sportiva, quindi sono poi anche i dirigenti che ci stanno ascoltando, e se lei magari avesse deciso di bere alcol ti avrebbero sgamata. Forse sì. No, perché potrebbe anche essere, perché siamo poi alla vigilia anche di una partita importante che voi farete. Però questo arriveremo alla partita importante. Noi vogliamo conoscere questa nuova trasmissione, appunto, il personaggio. Allora, nasci in Scozia nel 1993, 93, mi pare, no? Sì. Quindi hai adesso 25 anni. E sei nata in Scozia pensando al calcio? Oh no. Perché calcio? Cioè, le donne, pallavolo, almeno qui da noi, pallavolo, sì. Tennis, ma il calcio è difficile, a parte che bisogna dire che il Tavagnaco sta facendo una grande attività, c'è il calcio femminile, questo sì, è sì. Indubbio, però sai, uno dice, calcio femminile come? Boh, per me è iniziata a scuola, a giocare con i ragazzini, è lì, mio papà mi ha sempre aiutato in giardino a giocare. Papà giocava a calcio anche lui o no? No, solo a Piaciuto, quindi. Quindi lo guardava. Sì, quindi da 4 anni magari avevo sempre il pallone tra i piedi, e poi gli amici a scuola mi hanno chiesto di andare a giocare con la loro squadra. Quindi. Ed era la squadra mista a questo punto? Sì, boh, era tutte maschere, era l'unica femmina. Quindi l'unica femmina, però magari già allora tu riuscivi magari ad essere superiore agli altri. Sì. Ah, sì. Quindi avevi già le doti innate. Direi di sì. Del calcio. Ecco, ma lì quando eri piccolina, cioè, hai giocato anche in squadra? Sei subito entrata in qualche team? Sì, con i maschi abbiamo giocato il campionato, quindi da 6-7 anni fino a 11-12 anni ho giocato con i maschi. Con i maschi. E poi dopo, ovviamente, a una certa età si deve cambiare. Non lo diciamo perché in Scozia, ma anche in Italia, nel caso del, sapete che noi siamo un attimino legati al mondo della pallacanestro e anche del basket, c'è questa situazione, si inizia col mini basket da piccolini, si gioca assieme, poi a una certa età si arriva all'under 13 e poi bisogna per forza di cose dividere. Però da lì è iniziata la tua avventura professionistica in qualche modo, da quando hai scisso la squadra assieme, insomma. A 14 anni tu hai cominciato a girare, sì, cioè a capire che potevi fare la giocatrice di calcio. Boh, professionista no. No. Perché in Scozia quando io ero piccola non c'era una squadra di femmine. Ah. Quindi era difficile per me, quando è arrivata l'età di cambiare, era un po' difficile trovare quella giusta per me. Quindi c'era solo una squadra vicino a me, sono andata lì a giocare e ho fatto solo un anno, così vedere com'era lo sport, se è piaciuto ancora. E poi sono andata a Glasgow Rangers. Ai Glasgow? Sì. Già, che era la squadra top, mi pare, società top in Scozia, no? No, quegli anni no, c'era una cosa nuova che hanno fatto, quindi sì, era un po' lontana da casa, ma mio papà mi ha aiutato a portarmi lì 4-5 volte alla settimana fare allenamento e giocare. Quindi. Cioè avevi 13 anni insomma praticamente, dove facevi, 13 anni, sì. Facevi 4 allenamenti al giorno? Alla settimana. Sì, scusa, alla settimana. Sì. Al giorno. Alla settimana? E beh, insomma, impegnativo anche. Certo, sì. E già lì cominciavi a segnare come
come hai fatto qua in Italia, insomma, no? Cioè che il tuo timbro era l'attaccante, tu volevi fare l'attaccante. Boh, quando era piccolo era più esterno centrocampo, sinistro a destra mi è piaciuto, ma sempre volevo fare i gol, quindi... Perché sì. Era quello che ti piaceva, sì. Fare i gol e portare la tua squadra alla vittoria. Rimane il fatto che poi però, andando avanti, credo, ti è venuta ancora la voglia di proseguire. E cosa è successo? Allora, questo sposalizio con l'Italia, praticamente. Sì, beh, era in una squadra in Edimburgo, il campionato è appena finito e io sono tornata da un infortunio di un po' di tempo, quindi per me era di trovare una squadra per giocare. Ho mancato tante partite, certo. Quindi sono rientrata. Una squadra che ti desse la possibilità, sì, di giocare senza l'impegno di essere importante, tra virgolette, insomma, dopo un infortunio. Sì, appunto. E quindi questa opportunità è arrivata, 5 mesi, giocare, un'altra esperienza, vado. Se non mi piace, 5 mesi, ho fatto un'altra esperienza e basta. Certo. E invece sono ancora qua in Italia, quindi invece è andata bene. È andata bene, perché poi dopo... Mi pare che Picheo, che fosse il dirigente del Tavagnacco, ha detto aspetta che andiamo a prendere quella ragazzina che ci potrebbe dare delle soddisfazioni. E così ha fatto. E, parentesi, parla italiano. E questo è anche una cosa positiva, perché tu in 3 anni praticamente hai voluto anche, oltre che giocare a calcio, anche imparare la nostra lingua. E la stai, insomma, stai parlando bene. Grazie. No, cioè nel senso che... uno potrebbe dire ma parlo solo scozzese o inglese, sì, che sia, chi se ne frega, e invece no, tu giustamente per integrarti, sì, nella, sì, squadra e anche nella cittadina che ti ospita, perché tu abiti a Valdegliacco, il comune di Tavagliacco, ecco, pur piccolino, pur a misura, sì, d'uomo, però insomma hai voluto integrarti, quindi è stato difficile all'inizio, difficile, sì, soprattutto quando era a Bari. Non riesce a capire niente, ma non Bari, perché, quello. Bari, perché Bari c'è effettivamente, sì, uno slang, sì, un po' diverso. Sì, sì, sì. E poi sono venuto qua e non tante delle mie compagne hanno parlato inglese, quindi per me era importante capire in campo e fuori. E... sì. Beh, ce l'hai fatta. Non sono andata a scuola, niente, ho imparato solo... Tutto autodidatta, come si suol dire, cioè ascoltando come stai facendo adesso, cioè nel senso che ormai sai l'italiano, però all'inizio probabilmente non lo sapevi, quindi ci ascolta, perché l'importante è avere appunto la possibilità di parlare senza andare a scuola, cioè nel senso che è molto più, tra virgolette, facile, forse non saprai la grammatica, non saprai le nostre tantissime... situazioni diverse di consecutio temporum, sto parlando un po' di grammatica e di altre situazioni, però insomma almeno ti fai giustamente capire, anzi quando sei in campo poi ti cazzi anche un po'. Quella è la cosa più importante. È vero? È vero che la grinta è necessaria. Senti, allora, lo scorso anno sei stato anche capocannoniere, hai segnato 23 gol. 23 in campionato, sì. Come si fa a segnare tanto? Dote naturale tua oppure anche grazie a chi ti passa la palla? Boh, tutte e due. Tutte e due, non so. No, dimmi, dacci i segreti. L'anno scorso è stato un anno un po' strano, che noi come squadra non abbiamo giocato il calcio migliore o siamo finito sesta. C'è stato un 6 in fondo, sesta. Siamo arrivati sesta, arrivati sesti. Bene. E ho vinto capocannoniere, quindi quella per altre persone è un po' strano, per una squadra così, ma alla fine abbiamo fatto, sì. Come meritavo, come la squadra, non solo merito mio. Perché il capocannoniere ovviamente prende anche il lavoro che fa la difesa, che fa il centrocampo, sì, esatto, e che fa... Senti, com'è se lo puoi dire, penso che sì, tanto siamo quattro, non ascolta nessuno o quasi. Ci ascoltano tanti, fortunatamente, qui alla BHK, a parte tutto. Allora, l'idea appunto di avere Lana qui con noi era perché è scozzese, quindi scozzese pub nostro. Tu hai visto, anche se eri piccola, quindi forse il pub andavi fino a un certo punto? Sì. Però andavi. Com'è questo pub qua? Dai, raccontacelo un po'. È bellissimo. Non ho visto mai una cosa in Italia, quindi... Vero? Quindi? Bello. Giusti? Sì. Bene, quindi tutto il Tavagnacco arriverà qui, non solo te, adesso.
tu più spesso, adesso che sai, tu fino guidi al campionato. A fine campionato, sì, non acqua, ma berremo le birre. Esatto. Ecco, perché cosa, in Scozia cosa si beve? Birra? Birra, whisky, cidro, vodka, tutto. Ah sì, tutto, va bene anche qua. Scozzese bevono quello che c'è. Quello che c'è? Sì. A parte che ci sia un po' di alcol, cioè l'acqua loro non la conoscono. No. E tu devi fare questo. Solo fare la doccia l'acqua. Solo fare la doccia. Mi pare anche bello, solo fare la doccia. Allora, dicevamo, come il pub, quindi questo funziona, bello, ti piace, quindi quando verremo in Scozia magari prenderemo qualche altra soluzione. Com'è la tua vita giornaliera qui da noi? Cioè cosa fai oltre che allenamenti, eccetera, eccetera? Allora noi facciamo allenamento la sera, quindi... Quindi di giorno? Sì, quasi tutto il giorno libero, le persone pensano, ma... Non è vero? No, ah. Solito alleno da sola. O vado in palestra con un'altra compagna e adesso in questi mesi stiamo anche entrando nelle scuole a fare allenamento con le piccole, quindi... Ah, quindi tu vai nelle scuole e cerchi di acquisire, che so, appunto, delle nuove leve, insomma. Esatto. E come ci insegna? Perché io lo faccio a livello di basket. Sì. Il calcio, gli si mette la palla sui piedi ai bambini e bambine, sì, e via. Poi facciamo quasi un'ora a lezione, mm-hmm, e facciamo qualche giochini o dribbling o le cose del calcio, o tiri nelle piccole porte, sì. Sì, sì, perché sì, in fondo sì, a livello giovanile ci devono essere, piccolini sì, ci devono essere, ci si deve divertire, come tutti gli sport che sono propedeutici poi a diventare. Sì, sì. Allora, tu sei già in Serie A, quindi è il top, sì, però c'hai qualche ulteriore pensiero della tua professionalità, della tua professione, perché sì, a parte che credo, non lo so, cioè, siamo in Serie A, sì, però non è la stessa Serie A del calcio di maschile, ovviamente, sì, no? Perché là si prendono miliardi, qui sì, forse sì, sì, qualcosa. Boh, certo che voglio essere il migliore possibile per me. Sì, ho sempre detto che volevo giocare in Inghilterra, che è una delle campionate più forti nell'Europa. A livello femminile? Sì, e soprattutto è più vicino a casa mia, no? Quindi ho sempre detto un giorno volevo arrivare. Vuoi arrivare in Inghilterra a giocare? Sì. Però insomma, perché no? Noi dobbiamo farci una pausa, e la pausa la facciamo dicendo che la nostra Lana c'ha, a parte altri tatuaggetti che sono qua, ce n'ha uno con la scritta Friuli? Friuli. E quando l'hai fatto? Friul? Friul. Ho fatto un anno fa, quasi. Sì? Sì. Perché? Perché... Non so, perché boh, quando sono arrivata qua in Friuli magari avevo... Ti hanno accolto bene, dai. Boh, certo, anche, ma avevo anche perso un pezzo di me. E qua ho trovato quel pezzo... L'hai ritrovato? E lo sento... Tuo? Sì, cioè... Allora, non lo vediamo, ma dov'è? Qua. Qua dietro, non lo vediamo perché è coperto, poi vabbè, vediamo se poi dopo avremo un'istantanea con questo scritta Friuli. Noi ci facciamo una pausa, perché sai che in televisione ci sarà la pubblicità, sì, non sì, gli sì, si può pubblicitare, quindi possiamo continuare a bere il nostro nero della Malina, altri marchi che abbiamo, altre cantine importanti, abbiamo tante le birre qui al nostro pub, sono anche arrivate le birre artigianali, quindi potete anche scegliere le birre in bottiglia, come è giusto bere bene, bere soprattutto stare in compagnia, e qui anche possibilità di cenare e pranzare. Bene, piccola pausa, diciamo che tra primo e secondo tempo si va in spogliatoio, adesso sì, noi non andiamo in spogliatoio, andiamo qui, però c'è un po' di pausa pubblicitaria, tra poco. Bene, abbiamo messo l'acqua di là perché comunque tu l'avevi bevuta nel frattempo della pausa, fra un tempo e l'altro, non sono stati quarto d'ora classico come voi fate, però lo facciamo un po' di meno, però arrivo sempre tra un tempo e l'altro. Bene, allora, eravamo arrivati alla scritta Friul, quindi vuol dire che ha un grande attaccamento alla squadra, al territorio, a chi l'ha voluta e a chi la sta... Senti, io sono un po'... c'è qualche altra cosa, qualche altra persona vicino a te? Cioè, nel senso che fidanzato,
c'è anche l'altra parte dell'attività, sia nella scuola che nel... o no? No, no, domando, perché insomma è anche abbastanza logico, no? Sì, penso che qualsiasi anche dirigenti abbiano qualcuno di interesse, è giusto? Che i tuoi compagni probabilmente hanno... No, no, bene, tutto lavoro, casa e lavoro. Senti, allora, tu hai detto che fai palestra, che fai tutte queste cose tutto il giorno, abbiamo davanti a noi, a voi, delle partite importanti. A parte che avete giocato nello stadio Friuli, sì. Voi giocate a Tavagnacco, è ovvio. Allo stadio Friuli, bello, nuovo, com'è stata quella partita lì? Quella mi pare che siano 3 mesi fa, 4 mesi, quando abbiamo giocato? In febbraio. Il 5 gennaio? No, 27 gennaio. 27 gennaio, lo sa più lei che il dirigente qua davanti. 27 gennaio, gran partita, sì. Però il contesto è importante, bello, no? Com'è questo sì, campo? Sì, era una grande emozione, soprattutto per le ragazze che sono da Friuli, no? Mm-hmm, magari certo. Che tifano a Udinese, era una grande cosa per loro. Però era ben diverso come dimensioni? Cioè, secondo te, ecco, giocare a Tavagnacco, vabbè che poi giocate in giro per l'Italia e quindi... Sì, buono, per... Ma non ci sono campi di questo genere? No, sì? Diverso da Tavagnacco sicuro, ma c'è cioè, le ragazze che sanno che giocano in nazionale, giocano in questi stadi o in questi... Mm-hmm. Campi tanto. Beh, anche tu giochi in nazionale però, sì. No? Scozzese? Sì. Come va la nazionale? Bene, allora abbiamo qualificato per l'Europa in fase finale l'anno scorso, è la prima volta che abbiamo qualificato, quindi è andata bene, è una bella esperienza. Adesso siamo in qualificazione per il Mondiale in Francia, il prossimo anno. Ah però? Sì, abbiamo giocato 4 partite e manca ancora 4 per vedere se andiamo. Quindi le convocazioni vengono fatte come tutte le convocazioni a livello nazionale, tu prendi, parti in aereo da Ronchi, da Venezia, di Norma, dove parti? Io? Cioè, tu? Dipende dove giochiamo, solito a Venezia, se dovevo tornare in Scozia prima, magari facciamo allenamento lì prima, poi ripartiamo diverso ogni volta. Ecco, chi gioca a calcio femminile c'ha davanti a sé un riferimento, cioè... Beh, tutti magari i bambini, i ragazzi dicono ah, mi piacerebbe, io guardo, che so, Dybala piuttosto che un altro, Chiellini, che ne so. Per maschi? No, per te. Tu hai un riferimento? Beh, i maschi sì, ce l'hanno. Tu hai un riferimento davanti come calcio femminile oppure un riferimento è un giocatore di calcio maschile? Per me sarà di maschile perché quando ero piccolo non c'era tanta... Non c'era più, visualmente per... Quindi per chi segui? Adesso sarà Ronaldo. Ronaldo? Sì. CR7, insomma. Sì. Perché? All'inizio, mi chiedi perché? Perché si segna così tanto gol, hai record incredibile, quindi a me piace segnare i gol. Come quello che ha fatto recentemente in rovesciata al volo. Questa. Ecco, secondo te questa cosa di incredibile di CR7 è dovuta a cosa? Alla preparazione fisica, alla mentalità, a che cosa? Poi ci sono persone che... Che gli riesce tutto facile. È nata, cioè, tipo come Messi, è nata. È nato così. Così, cioè, non si cambia niente. Ma Ronaldo magari non era così forte quando era piccolo. È tutto il lavoro che ha fatto, determinazione, i sacrifici che ha fatto quindi, da lui. Quindi Ronaldo per te il CR7 è il miglior giocatore... al momento, al mondo che ci possa essere. Magari non al momento perché non ha fatto un gran campionato in la Liga. In Liga, sì. Champions è un'altra storia, ma per me in questi anni era un... Un riferimento. Sì. E quindi cerchi di captare, di capire come si muove in campo, dove andare nel momento giusto per il cross e fare altre cose. Bene, è importante insomma avere qualche cosa davanti a sé. Davanti a voi avete una partita importante che è quella a domenica, Sabato? Quindi domani. Sabato contro la Juventus. Come la vedete questa partita? Perché loro hanno bisogno, credo, di vincere, no? Loro hanno bisogno di vincere, sì. Quindi sarà una partita interessante, vuol dire. Beh, già li avete messi in crisi all'andata. Sì, appunto, era per me un pareggio sarà giusto l'andata, quindi credo che è un altro motivo per noi per andare a rubare. Non dobbiamo rubare, ma... No, rubare, a meritare almeno un punto. Sì. Rimane il fatto che Juventus potrebbe vincere anche il campionato.
Sì. Quindi tu mi dici che non è talmente forte come la Juventus maschi che può vincere dappertutto, eh? È vero? Poi Juventus è ancora il primo anno in Serie A, quindi per loro è ancora nuova questa cosa, anche se hanno tante ragazze con esperienza dentro la squadra, loro come squadra è nuova, quindi non, loro non sono stata in questa posizione prima, quindi vediamo se cadono o andare a vincere. Però sabato non finisce il campionato, perché poi c'è un'altra partita. No, allora se... No, aspetta, se... Se Brescia vince e Juve vince, vanno a giocare vanno un'altra giocare, partita. Se vince Brescia e Juve perdono punti, vincono Brescia. Quindi voi siete quelle, la squadra che può decidere praticamente il campionato, insomma. Voi non avete niente da perdere, peraltro. Cioè, no, se noi senso... abbiamo bisogno di almeno un punto per finire terzo posto, quindi... E quindi bisogna prendere il terzo posto. Esatto. Bisogna prendere il terzo posto. Quindi vi siete preparati anche psicologicamente in questa settimana come allenamenti? Sì, è andata bene l'allenamento questa settimana, quindi siamo pronte per affrontare questa Juve. Le passioni, adesso andiamo ancora nel tuo, in Lara, le altre passioni che ci sono, non so, musica, ti piace, ascolti musica? Musica. Quale? Tutto. Tutto? Sì, non un po' R&B, pop. Un po' di tutto, non un po' di tutto. Sì. Musica, questa è una tua passione. Poi c'è anche qualche altro hobby al di là del calcio? Cosa abbiamo? Tatuaggi. Tatuaggi. È un hobby. È un hobby? Può essere. Ma dove sono? Allora, io vedo un pezzo di braccio. Vedo allora, un pezzo di braccio. Ho un braccio intero. Cioè da qua fino a qua. Sì. Bene. Ho un metà gamba fatto. Metà gamba. Non si vede tanto. Qui non si vede, lo vedo io, ma è vero. Metà. Poi magari abbiamo qualche immagine perché. A metà gamba, bene. Sì. Siamo sulla parte sinistra. Sì, è quasi, ho solo tre da questa parte, sono tutto... Ma è nel senso che continueresti a... Sì, ma non dire alla mia mamma. Ah, non si può dire? Scegliamo, la mamma non deve sapere. Perché? Cioè, li fai per che cosa allora i tatuaggi? È la mia storia. Ah, ecco, bello questo. Ogni tatuaggio che lo prendo ha... c'è un motivo, un sentimento per me, quindi. Cioè, tu vuoi che... la tua storia, la tua vita sia sul tuo corpo. E anche perché sai che i tatuaggi non si possono togliere. No. Anche se qualche cosa c'è, ma è impossibile. Per me per quello è importante di essere un sentimento per te. Cioè non fai una cosa perché... Per gli altri, eccetera. Sì. Ho capito. Poi dopo io vedo che c'hai questo anellino. Lo si toglie però quando si gioca? Devo, sì. Vero? Sì. Perché se no non si può. I regolamenti no. non prevedono altre cose. Allora, il campionato vi ha detto che insomma, state giocando per questo terzo posto, importante. Che cosa c'è più in là? Abbiamo detto Inghilterra. Questa è la... Sì. Non so, è che qui sei intelligente, perché se io vi dico cosa farai il prossimo anno, no. Questo è un problema, no? Poi, il prossimo anno non so ancora, non ho deciso niente. Siamo... Poi io sono rientrata dopo un infortunio un po' brutto, quindi... Per me era più importante a giocare, quindi per me finire queste partite, troviamo andare in finale della Coppa, era quello più importante per la mia testa. Quindi. Senti, descriviti un pochettino, quali sono le tue caratteristiche come giocatrice? Come giocatrice? A parte il taglio dei capelli, che quello fa parte del, non so, del stile del giocatore? Sì. Sì? Boh, mio. Tuo, bene. Boh, magari l'avversario, magari piccolo, che sono un po' cattivo in campo. Allora. Non... Voglio vincere tutto, l'odio a perdere, quindi ogni pallone lo corre indietro, sì. E quindi vai alla ricerca del pallone, sì. Magari fai anche qualche fallo abbastanza... Qualche volta, sì. Quante catene di giallo hai avuto e quante espulsioni fino adesso? Questo campionato o fino adesso nella mia vita? No, diciamo questo campionato, bene, in tua vita non lo so, saranno un bel po'. Boh, no, in queste due stagioni due già. Beh, pochi, non sei tanto cattiva, no? Insomma. Boh. O se no fai i falli senza che gli altri sappiano, senza che l'arbitro guardi, che veda, insomma. È l'esperienza, no? È l'esperienza. Bene, insomma, direi che abbiamo cercato di capire la nostra Lana, che è un nome un po' particolare. Lei mi diceva appunto che in Scozia invece... Era l'unico quando, ero piccola, quando eri piccola, era l'unica lana che c'era. Sì. Sai cosa vuol dire? In italiano la lana
quello che hanno le pecore per i maglioni, eccetera, eccetera, no? Sì. Però si chiama, cioè gli altri poi lo gestivano come sì. Alana. Sì. C'è una simile, quindi Alana. Alana, che si dice così anche in scozzese. Sì. Scozzese che poi è una lingua minoritaria anche da voi, cioè per quello lei è stata anche ospite della provincia di Udine con il presidente Fontanini, che adesso poi corre per essere candidato, che è candidato a sindaco di Udine, dove c'è stato, sai, Fontanini porta avanti il Friuli e anche dalle tue parti, insomma, c'è questa volontà di minoritaria, no? di lingua minoritaria, di identità, sì. Identità personale. Bene. Cosa si fa in estate? Cioè, nel senso, finisce il campionato e tu torni? Io vado in nazionale subito dopo nazionale. Il campionato, abbiamo due partite di qualificazione per il mondiale, quindi vado lì, magari prendo qualche giorno a casa in Scozia, poi vacanza. Poi vacanza? Sì. E intanto forse guardi il mondiale di calcio italiano, vediamo, in Russia? Sì. Anche ma se in Italia non c'è. Non c'è Italia, non c'è Italia, Scozia, non c'è Scozia, non c'è niente. Per me... chi tifiamo? Chi possiamo tifare? Certo, la squadra del Portogallo. Del dire che siamo Ronaldo, no? Sì. Beh, ovvio, non poteva essere altrimenti. Bene, ringraziamo i tuoi dirigenti che ci hanno portati qua. Te che ritornerai, sì. Anche senza dirigenti, e qui insomma puoi venire tranquillamente, sarai il nostro ospite quando sarai fuori. Beh, se vai in nazionale, quindi sarà un problema adesso averti sì. Vicino. Beh, insomma, grazie di questa. Beh, un'altra esperienza hai avuto, quella televisiva nel senso sì. Diverso della parola. Continua, ti faccio gli auguri in bocca al lupo per la tua carriera, che sarà ancora più professionistica, perché mi diceva appunto il dirigente che si cambia lo status della Lega femminile il prossimo anno, quindi si diventa ancora più importanti con diritti televisivi e quant'altro, insomma anche il calcio femminile cresce, è giusto che cresca il calcio femminile? È giusto, te. Sì. Sì, merita tanto, quindi... In Italia se non se lo sarà giusto. Sì, anche se qualcuno storge il naso, no? Dice, calcio femminile non è il calcio. Come nel basket, diciamo, il basket femminile non è la pallacanestro, però non è neanche vero. Ci sono caratteristiche diverse, sì, anche fisici diversi, uguale, sì. È ovvio, no? Però il calcio, l'essenza del gioco è questo. Bene, allora l'acqua è lì, continua a bere, buona trasferta a Vinovo, andate. Sì. E portateci un'ulteriore soddisfazione rispetto a tutte quelle altre soddisfazioni che avete già portato, come UPCT, che è l'Unione Polisportiva Comunale Tavagnacco Calcio Femminile. E salutimi anche il presidente Moroso, piccola chicchetta, poi chiudiamo veramente. Moroso, mio compagno di classe a scuola, eh sì, sì. Infatti magari glielo dici, dico guarda che io ero con tuo compagno di classe, perché ogni tanto quando facciamo la serata della classe del Bertoni, noi ci troviamo assieme, parliamo, discutiamo, eccetera. Sì. Lui era mio compagno di classe, il banco mi pare che fosse, io ero l'ultimo, lui era un po' più avanti. Vedi qua com'è piccolo il mondo. Sì. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato e un saluto a Lana e a tutta la squadra. Arrivederci.